Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle, sia Global che JAP a sto giro, perché, attenzione, quest'oggi video pull, ma andremo a pullare, incredibile, nello stesso video, su entrambe le versioni, quindi sia Global ovviamente, che JAP, ve lo faccio anche vedere, guardate qui, boom, magia, abbiamo sia Global che JAP. Cominceremo un attimino dal Global, l'obiettivo è cercare di trovare, in realtà cercare prima di tutto, ma cercare di trovare Gohan nel quantitativo minore di stone possibili. Ovviamente ci diamo un cap, quindi nel global magari un 100-150 le spendo pure. Nel JAP non credo più di 100, anzi mi sa che mi faccio una multi e basta. Anche perché siamo a ridosso dell'anniversario. E del dual, su cui comunque non credo di volerci pullare, almeno ovviamente nel JAP. Ho visto tra l'altro che è uscita anche questa, praticamente la campagna natalizia, e qui in teoria dovrebbe coprire praticamente fino al Capodanno, anche se non credo abbiano già... Ok, non c'è alcuna menzione di step up eccetera, però ragazzi quella ci sarà con tutta probabilità e lì ci sarà da fare una decisione, anche se le step up, se mantengono lo stesso identico format, tra virgolette, degli scorsi anni, tranquilli, sono praticamente batch che servono praticamente soltanto a chi veramente all'inizio con l'account, insomma a chi ha appena iniziato per cominciare a mettere su un paio di PG. Per il resto, per chi ha già un account di medio alto livello, insomma, o comunque già di medio livello, si potrebbe anche skippare onestamente la step up di Capodanno. Andiamo a vedere anche all'interno del JAP se hanno aggiunto qualcosa all'interno delle news. Giusto due secondini. Ok, no, mi pare non ci sia. Ok, sì, praticamente. Sì, dovrebbero essere le stesse identiche cose più o meno. Vediamo se. Ok, dovrebbe essere questa qui la campagna. Diamo subito uno sguardo. Se vediamo qualcosa di diverso. No, no. Dovrebbe essere veramente stessa identica roba. Con la differenza del Global, che finalmente fa tornare l'evento di C13. Ottimo. Raga, detto questo, spostiamoci un attimino nel Global e cominciamo immediatamente le nostre pull sul Rising Dragon di Gohan, che ricordiamolo, rate raddoppiati. E caspita, ma quanti... Aspettate, ma quanti... Ah, ok, perfetto. Vabbè, gli SSR non sono nemmeno troppi, mettiamolo così. Sono tanti, ma non troppissimi. Ovviamente il Character Summon Rates va a 20% piuttosto che 10%. Eccolo qui, perfetto. Quindi l'SSR Rate... Ci sono più probabilità di poter trovare l'R all'interno di questi banner e soprattutto è un'ottima occasione per portarci a casa quel Gohan LR. Detto questo, partiamo con la prima multi, che ricordiamolo, l'anno scorso su Goku Spirit Bomb ci diede immediatamente, subito alla prima, il PG che volevamo, insomma. Ame, non benissimo, l'animazione non mi è parsa nulla di che. Vediamo un pochino, ovviamente ragazzi, potrei andare pure di singolette, però vado di multi perché non si sa mai che al decimo personaggio ci scappa una LR e tanta roba sarebbe, tanta roba. Allora, piccolo, poi Trunks, SRGL. Ok, Videl. Siamo partiti già malissimo perché non abbiamo trovato praticamente manco già un SSR nella prima metà multi. E non va bene perché un banner con rate raddoppiati, voglio dire. Cioè dovremmo trovare una baracca, insomma, di SSR. Proprio per quello poi c'è il rate aumentato e tutto il resto. Ci sono più probabilità di poter trovare LR. Non ci credo, cioè non è possibile fare una multi praticamente vuota sul Rising Dragon. Vuol dire veramente sfiga. No, ok, non l'abbiamo fatta totalmente vuota, ma poco ci è mancato, insomma. Vabbè, diciamo che poteva andare decisamente meglio. Mettiamola così, poteva andare decisamente meglio. Va bene, JAP, vai. Spostiamoci da quest'altra parte. Quindi prime 50 stone spese. Male. Vediamo se il JAP ci fa la grazia. Prima multi LR almeno. Ok, niente Black Rift. Featured. Va bene, Kamehame almeno è un featured. Niente Zen Animation, quindi ok, inutile che ci casiamo per nulla. Ok, Super Saiyan God, va bene, ma ci sta, anzi.
è proprio... Ok, Goku Super Saiyan 3 Kid. Dovrebbe essere la normalità in realtà trovare l'animazione Super Saiyan God all'interno dei Rising Dragon. È stato più strano aver fatto questa multi nel global, veramente penosissima, a dir poco. Va bene comunque, vai. Allora, ci siamo già giocati il primo SSR purtroppo, e non era né una LR e né quantomeno One LR, che è comunque il PG che noi puntiamo, anche se mi andrebbe bene pure una LR che non ho, soprattutto Super Saiyan God ed STR. Non dico altro. Ok. Goku in teoria non dovrebbe... Non era featured se non sbaglio, giusto? No, quindi abbiamo ancora un minimo di possibilità. Speriamo bene. Tapion, eccolo qui. Lui era... Lui lo ricordo dal banner assolutamente. E mi sa che c'è anche il decimo con Turank su. Quindi anche questa multi nel Jap, onestamente, non è stata per nulla soddisfacente. Anzi, ci ha dato solo quel brivido del Super Saiyan God, ma nient'altro. Global, vai. Siamo a 100 stone spese fra entrambe le versioni. Zero spaccato. Lord Beerus più tiene Krillin che va bene. No, ok, non era Warida. Sto cercando di ascoltare. Quindi per il momento 150 stone, 3 multi. Una Wiz Animation. C'era Beerus? No. No, ovviamente no. Allora, sono indecisissimo dal se fare un'altra multi all'interno del Jap, sarò onesto. È un po' pazzia, eh. Un po' pazzia perché dovrei mettere da parte stone per l'anniversario. Però, ma. Allora, questa qui è, sì, la terza multi. Diciamo che ci sta dicendo male. Seconda multi in realtà global, ma terza multi in generale. 150 stone, non è... Vabbè, Saiyan mascherato. Ah, ci hanno aggiunto il cosino di Dragon Ball Xenoverse. Mi pare che non ci fosse. No, non c'era una volta, ne sono praticamente convintissimo. Ultima Jap. Ultima Jap e ultima Global. 250 stone totali facciamo, ok? Ultima Jap, speriamo bene, altrimenti non so che dire. C'è Vegeta... più random. Warida non si trasforma. Ok. No, perché mi avesse dato l'altro break, probabilmente eravamo nel cioè era animazione LR. In teoria sì. Va bene. Terzo. Ok. Dai che c'è lo Warida. Cacciami sto Gohan. Caccia sto Gohan, Dokkan, per favore. Caccialo sto Gohan. Va bene. È incredibile shaftare in un Rising Dragon, eh. È veramente, guardate. È incredibile shaftare in un Rising Dragon. Io mi faccio l'ultima multi nel global. Il Jap va bene così, addio. Addio Jap, come sempre direi. Addio Jap, è stato bello, ciao, ci rivediamo. Ragazzi, io mi faccio l'ultimissima nel global. Se non va, non va. Goten e Trunks. Ichikawa, Ichikawa, va bene. 2. 3. Non c'è gold. Vuol dire che te all'anniversario di Dokkan mi... o comunque su Legends mi farai trovare roba tipo alla primo seconda multi. Comunque periodo terribile, eh. Cioè a partire da Goku Ultra Istinto su Legends fino qua. Gohan, ma ovviamente non quello che noi vogliamo. Va bene. Non mi ricordo se è featured o meno questo qui, ma non ne dubito. Li ho visti così di in velocità, insomma. Ragazzi, è quasi ufficiale. Fermi tutti. Sta per arrivare l'ufficialità. Vediamo l'ultimo PG, ma... Ragazzi, è ufficiale. Abbiamo shaftato un Rising Dragon. Ragazzi, abbiamo shaftato un caspito di Rising Dragon. È clamorosa questa cosa. Non ci voglio credere. Ve lo giuro. Non ci credo. È impossibile.
Ultimissima proprio, poi basta. Poi veramente mi... ok, vabbè. Ma giusto perché è un'opportunità questa qui. Cioè, altrimenti sto Gohan non... inutile, non lo ritrovo. Cioè, quando lo vado a ritrovare più. Quei coin non lo prendo perché, ok, una fantastica LR secondo me è molto bella. Ma da qui al spendere i coin per lui, onestamente, ce ne passa. Va bene, servi in una copia, non mi interessa più di tanto. Ragazzi, abbiamo shaftato la vita, io ve lo dico. Guarda, era più difficile shaftare che sculare all'interno di sto banner. Clamoroso. Ma soprattutto, vabbè, questa multi forse ci sta cacciando qualche SSR in più. Ma non fosse stata per questa multi, abbiamo trovato pure pochissimi SSR in generale. Mi piace, commenti, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video, fatemi sapere com'è andata a voi, ma sono scioccato, ve lo dico, sono scioccato. Dir poco. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video, non so che dire. Forse ci vediamo in realtà anche oggi in live, ecco, diciamo con le cose più importanti. Fra oggi o stasera, vediamo un pochino. Ciao raga.